Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: «Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Ecco colui del quale io dissi: dopo di me viene un uomo che mi è passato avanti, perché era prima di me. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare con acqua, perché egli fosse fatto conoscere a Israele». Giovanni rese testimonianza dicendo: «Ho visto lo Spirito scendere come una colomba dal cielo e posarsi su di lui. Io non lo conoscevo, ma chi mi ha invitato a battezzare con acqua mi aveva detto: l'uomo sul quale vedrai scendere e rimanere lo Spirito è colui che battezza in Spirito Santo. E io ho visto e ho reso testimonianza che questi è il Figlio di Dio». Benvenuti a tutti. Domenica scorsa abbiamo celebrato la festa del battesimo del Signore, ma anche il brano di questa domenica, seconda domenica del tempo ordinario, ci invita a guardare su un momento sulla riva del fiume Giordano e sulle persone di Giovanni Battista e Gesù. C'è tanta gente, uomini e donne, di varie età. Giovanni Battista sta battezzando e invita alla conversione. Convertitevi. E richiama e invita anche a prendere la strada della giustizia. Ma nel momento in cui è venuto Gesù, lo riconosce e dice le parole che ascoltiamo, che sentiamo in ogni celebrazione eucaristica: «Ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. Egli è colui del quale ho detto: dopo di me viene un uomo che è avanti a me, perché era prima di me». Giovanni aveva diversi discepoli che lo ascoltavano, lo seguivano. Ma Giovanni è anche educatore perfetto, perché non attira le persone a sé, ma quando ha riconosciuto il Messia, quando ha riconosciuto Gesù, indica la strada con questo bellissimo gesto: «Ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo». Ecco Gesù, Salvatore del mondo, che è venuto a cancellare, a togliere il peccato. Siamo invitati con questa domenica ad ascoltare e a mettere in pratica la parola di Dio. Giovanni Battista, che non era tanto attento alle opinioni delle persone, ma prima di tutto cercava di condurre la via di giustizia. Anche noi vogliamo guardare la nostra vita e ci vogliamo domandare se per me la parola del Vangelo ha la precedenza nella mia vita, se l'insegnamento di Gesù, se la testimonianza, Giovanni dà testimonianza, se la testimonianza precedenza che le opinioni degli altri. Buona domenica a tutti voi.